Buongiorno a tutti, sono Diana92.4, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la Mystery Case, delitti e serial killer, con un delitto americano. Lo so, dovrei tornare anche in Mystery Case, ma ogni cosa a suo tempo. Allora, questo è un caso all'epoca molto noto, che segnò uno spartiacque profondo nella società americana in generale e nel cinema in particolare. È stato analizzato molto a suo tempo e anche successivamente perché meritava. E oggi è un po' caduto nel dimenticatoio perché sono passati quasi 100 anni, anzi nel 2021 saranno esattamente 100 anni da questo fatto, quindi ci potrebbe apparire molto remoto, ma a mio parere è sempre attuale. È una storia molto bizzarra, dove si incontrano personaggi inusuali che in altre circostanze non sarebbero mai incontrati, dove si infrangono carriere, e dove forse c'è gente che la sa lunga ma i suoi motivi per tacere. Quindi, senza indugi, cominciamo la bizzarra vicenda del Prince of Wales, il principe delle balene, ossia Fatty Arbuckle. Allora, Fatty Arbuckle nasce nel 1887, è il quinto di 9 figli e quando nasce suo padre non è che se ne interessa così tanto, insomma ne ha già 5 di figli e un altro solamente una bocca in più da sfamare. Nasce in una famiglia di umili origini, il padre è un contadino, in quell'America rurale che non è che sia proprio cambiata così tanto nel corso degli anni. Sua madre va avanti come può e la famiglia infatti si trasferisce in California per cercare lavoro. Fatty, che all'epoca si chiama ancora Roscoe, dimostra però fin da bambino una certa, diciamo, abilità teatrale. Ora ben che mi spiego. Infatti Roscoe, pur essendo un bambino molto corpulento per la sua età, è anche solamente agile, cioè lui salta, balla e gli riesce piuttosto bene, tanto che dai 12 anni in poi, per portare qualche soldo a casa, lavora costantemente nei vaudeville, che all'epoca sono, diciamo, molto alla base, diciamo. Si guadagna poco, ma si spera di essere scoperti. Nel frattempo lavora anche presso un meccanico, insomma, due lavori che comunque gli consentono di vivere abbastanza agiatamente rispetto a quello che aveva prima, ovviamente. E proprio in occasione di uno di questi spettacoli di vaudeville che viene scoperto niente meno che da Alexander Pantagast. Alexander Pantagast è stato uno dei fondatori di Hollywood, di origine greca, e assieme a Zucker e Meyer è sempre stato, diciamo, una delle colonne portanti, diciamo, sapeva anche stare nelle retrovie. A differenza degli altri, Alexander Pantagast, pur avendo alle sue spalle un grande studio, preferiva girarsi l'America nei teatrini, nei vaudeville, per scoprire talenti. Insomma, gli piaceva mettere sotto contratto personalmente quelli che riteneva meritevoli. Ed è così che nota Roscoe. Immediatamente lo scrittura, quando Roscoe ha 17 anni, e organizza alcuni tournée. E vanno bene, vanno molto bene, perché comunque è un genere nuovo. È, diciamo, lo stereotipo del carrassone che a Hollywood è sempre piaciuto. Pensiamo in seguito a Oliver Hardy, poi anche oggi con uomini come Jack Black, insomma, quel tipo di personaggio che nasce proprio con Roscoe Arbuckle, che viene immediatamente ribattezzato Fatty, perché comunque è alto 1,79 e arriva a pesare 130 kg, insomma, non è uno stecchino. Quando comincia i suoi primi film a New York, si decide, a coppietta vincente, di affiancarlo a un giovane Buster Keaton che lo considera sempre il suo mentore. La comicità
Infatti, anche quando arriverà Hollywood, sarà sempre, diciamo, molto tradizionale. Cioè, scherzi, gag molto semplici, le torte in faccia, insomma. Non è quella comicità, diciamo, un pochino più intellettuale di Charlie Chaplin. I due, anzi, lavoreranno insieme per un breve tempo. Ma mentre uno fa fatica a strappare un contratto, l'altro ottiene cifre da capogiro quasi dall'inizio. Perché le major hanno capito che fatti comunque vende. È un, diciamo, un tipo molto preciso, molto metodico. Ma i suoi film la gente li va a vedere. Sono film semplici, di pochi minuti, ne ho visto anche qualcuno perché sono anche molto corti, sono divertenti, sono quel tipo di comicità, oggi un po' irriverente, ma che non passa mai di moda. Quindi Fatti diventa in breve ricchissimo. Strappa un contratto da capogiro, anche oggi, a Zucker, secondo il quale lui può avere il pieno controllo dei suoi film, che infatti Fatti spesso dirige di persona. Ottiene un contratto, come già detto, milionario, controllo sui suoi film, e decide di andare a festeggiare a San Francisco. Questo il 3 aprile 1921. Sembra, dico sembra, che ci sia un piccolo scandalo che lo sta seguendo. Da New York sembra che ci sia stata una festicciola con alcune squillo minorenni, ma le major sono intervenute subito con denaro e avvocati, quindi non si sa. Comunque, Fatti arriva a San Francisco e un sabato prenota tre suite in un albergo. Le suite 19, 20 e 21 e organizza una festa. C'è una lista, ma poi dopo decide che è ingresso libero, può entrare chiunque. Ed è qui che entra in scena la nostra seconda personalità. Di Virginia Reppe negli anni si è detto tutto il male possibile. E se anche un minimo di fondamento c'è, bisogna sempre dire che fu anche una vittima, oltre che amorosa una carnefice. Virginia era una giovanissima starlette, figlia di una cantante, diciamo, di vaudeville, che non sapeva nemmeno chi fosse il padre, tanto che non compare nel certificato di nascita, e la sua stessa data di nascita è sconosciuta, non compare nemmeno sulla tomba. Virginia comincia a farsi mantenere, diciamo, facendo prima la starletto, diciamo, nelle operette di varietà e poi ad Hollywood, ma nonostante le particine, nonostante ci provi e sembra che potesse sfociare, Virginia è più nota per il suo flirt e per gli uomini a cui si accompagna che per vero talento. Insomma, una delle tante starlette che tuttora popolano Hollywood, le vediamo in ruoli minori, potrebbero sbocciare e non ce la fanno, e alla fine diventano più famose perché hanno accalappiato un nome famoso che altro, un copione già visto. Sembra addirittura che Virginia abbia abortito diverse volte. All'epoca è considerato un grave crimine sia per la morale tipicamente bigotta degli Stati Uniti che per le major, che vogliono sì una donna un po' femme fatale, ma allo stesso tempo vogliono comunque una donna che abbia un marito e tanti bambini, che comunque sia una single dai costumi, diciamo, assolutamente decenti. Virginia non è la prima e non sarà l'ultima di chiedere i servizi di diversi dottori che praticano aborti clandestini. Sembra che ne abbia richiesti 3, 4, insomma non si sa, qualcuno addirittura aggiungerà 6, ma è dubbio. Sembra che abbia contratto diverse malattie sessuali, ma anche questo è molto dubbio da prendere con le pinze. Insomma, Virginia non è di certo la ragazza della porta accanto. E si presenta anche lei a questo party assieme ad un'amica e diciamo al suo uomo del momento, mettiamola così. Il party prosegue tranquillo per tutta la sera e finché non si sentono alcune urla. Nessuno all'inizio si accorge che Virginia non sta bene.
qui le vicende diventano piuttosto strane, perché ne saranno almeno 10.000 versioni di questa storia, sono tutte in contrasto tra loro. Una versione ci dice che Fatty e Virginia si sono appartati, dopo un po' lei ha iniziato a urlare, e lei è uscito con i vestiti, diciamo, un po' in disordine, e ha detto, fatela stare zitta, altrimenti la butto di sotto. In un'altra versione, i due si appartano, lei comincia ad urlare, lui esce e dice, non sta molto bene, io vado, occupatevi voi. In un'altra versione, addirittura, Virginia e Fatty non si conoscono nemmeno, ma lei dopo un po' si stende e comincia ad urlare. Quindi l'unica cosa sicura è che Virginia a un certo punto ha avuto un malore. È un malore piuttosto grave perché sia la sua amica che un'altra ragazza la trovano con gli abiti a brandelli, dolorante, mentre urla è stato lui, tenetemelo lontano, è stato lui. Almeno così loro sostengono. In un'altra versione, mentre gli invitati la stanno soccorrendo, Virginia ha il tempo di urlare, è stato Fatty a farmi quello, voglio che paghi. Insomma, sembra che in qualche modo Fatty sia implicato. Virginia muore in circostanze misteriose, nel certificato di morte parla di peritonite, ma come poi si scoprirà durante il processo, il certificato di morte è stato scritto prima che Virginia morisse. E del suo corpo non c'è traccia perché è stata fatta cremare. Alcuni suoi organi interni, le tube di Fallopio e le ovaie, sono state prelevate e portate ad un inceneritore. Il medico che le stava portando è stato fermato dalla polizia appena in tempo, il che è bizzarro. Quindi, qualsiasi cosa accada, accade il 3 aprile, la notte tra il 3 e il 4 aprile. La polizia viene allertata solamente il 5 di aprile. Perché? Perché in quel giorno una voce femminile chiama l'ufficio del vice coroner di San Francisco e chiede come bisogna organizzarsi per una cremazione. Poi si spaventa e mette giù. Il vice coroner, sospettoso, ovviamente, avvisa la polizia che scopre tutto. Insomma, la questione adesso è grave. C'è un cadavere morto in circostanze misteriose, ci sono degli organi scomparsi e c'è un muro di silenzio che però punta verso una persona, punta verso Fatty. Tutti lo accusano. Fatty, che è tornato a Los Angeles, dovrebbe tornare a San Francisco il 6 per una parata in suo onore, dove sembra siano previsti funamboli, una banda, ma viene convocato dalla polizia per rispondere a domande sulla misteriosa morte di Virginia. Lui si presenta inconsapevole, insomma, secondo la sua versione, conosce a malapena Virginia e sa che si è sentita male, ha chiesto agli altri di occuparsene. Comincia a sospettare qualcosa. Appena arriva a San Francisco viene immediatamente arrestato e il procuratore distrettuale gli comunica che è stato di fermo per omicidio. Secondo, infatti, una ricostruzione, ma che si basa senza il cadavere, Fatty avrebbe abusato di Virginia e a causa della sua mole, 130 kg, lei l'avrebbe di fatto, diciamo, tritolata. Addirittura, secondo un'altra versione piuttosto esuberante, anche piuttosto macabra, sembra che Fatty e Virginia abbiano provato ad avere un rapporto, lui abbia accusato dell'impotenza, lei abbia riso e lui l'abbia violentata, chi dice con un punteruolo o chi con una bottiglia di Coca-Cola, da cui il sangue che Virginia stava perdendo. Ma sono, diciamo, ricostruzioni, non c'è nulla di sicuro perché il corpo è stato quasi subito cremato, insomma, non si sa. Tanto basta però ai giornali e anche al procuratore distrettuale per puntare il dito. È stato Fatty, è stato quello che
fino al giorno prima era il gigante buono di Hollywood. Escono giornali in cui lo si accusa di essere il dottor Jekyll e Mr. Hyde, escono editoriali in cui si punta il dito contro lo stile peccaminoso di Hollywood, contro le star che si possono permettere di tutto, anche perché poco prima William Desmond Taylor muore in circostanze misteriose, un altro regista morirà in manicomio dove si era fatto volontariamente internare per i suoi problemi con la cocaina. Le star sono all'epoca persone che si considerano al di sopra della morale e c'è anche un espiatorio per la brava gente. Fatti, cosa fare, cosa non fare, gli studios mantengono un atteggiamento piuttosto strano. Da un lato, Zucker, Meyer e Pantagas offrono i loro legali. Dall'altro, però, vietano alle altre star di andare a testimoniare a favore di fatti. L'unico che non lo farà sarà Buster Keaton. Il processo si apre, diciamo, in un clima non molto bello e la difesa ha inizialmente buon gioco a far credere che in realtà le presunte testimoni chiave siano tutte ragazze di facili costumi che sono state comprate o comunque spaventate dall'accusa. Infatti molte cadono in contraddizione, non firmano le dichiarazioni giurate. E il verdetto è che fatti è assolto, ma non con formula piena, ossia 10 contro 2. Insomma, non è il massimo. Un nuovo verdetto invece, sebbene porti alcune testimoni a ritrattare di essere state minacciate, ha un risultato piuttosto strano, ossia quella che doveva essere la prova principale, ossia alcune impronte di fatti sopra impronte di Virginia, viene screditata. E infatti viene di nuovo, diciamo, scagionato, ma ancora con dubbi. Ossia l'America continua a puntare il dito contro di lui che se anche non è materialmente colpevole, è comunque moralmente colpevole della morte di Virginia. Tanto che al terzo processo la difesa non trova migliore soluzione che puntare il dito contro Virginia. Ossia attuando un victim blaming, viene detto sì, è vero, parti forse non è una brava persona. Ma comunque Virginia è una ragazza promiscua, è una ragazza che ha avuto un sacco di uomini, è una ragazza che ha avuto delle malattie, ha abortito, insomma, è un'attricetta, così è colpa sua se è morta. Il discorso è questo, si fa victim blaming su Virginia, che forse non era una santa, ma di sicuro non meritava un trattamento così, tanto è vero che tuttora non si riesce a capire quale sia la verità su Virginia Rapp, non si sa esattamente chi sia, non si conosce nulla di lei tranne la sua morte, e questo, a pensarci bene, è molto molto triste. Infatti si vede la carriera stroncata, e Major non lo vogliono più. Zucker addirittura precede il contratto, erano 6 milioni di dollari, che infatti non vedrà mai, avrebbe dovuto riceverli come anticipo, e non li vede. Addirittura i suoi film vengono ritirati perché in tutto il paese sono partite delle azioni di picchettaggio, di distruzione, addirittura sembra che in una zona di uno stato con le miniere, mi sembra la West Virginia, ma non sono molto sicura, alcune abbiano preso a pistolettate uno schermo dove si proiettava un suo film. Donne delle leghe, diciamo, cristiane hanno organizzato dei boicottaggi, dei picchettaggi, insomma i film di fatti non valgono più. Dall'oggi, dal mattino alla sera, Fatty Arbuckle è il primo indesiderabile di Hollywood. Vengono ridati tutti i film che vengono mandati, diciamo, al fuoco, vengono distrutti, si salva solamente qualche cortometraggio. Hollywood gli chiude le porte in faccia, non lo vuole più nessuno, come capiterà in futuro a tanti altri attori accusati a torto o a ragione di, diciamo, usando un termine ombrello, condotta immorale. Sembra, anzi, che fosse
Piuttosto strano questa cosa. L'unico che continuerà a essere vicino è Buster Keaton, il quale gli offre alcuni ruoli nei suoi film, come Gagman, a patto che cambi il suo nome, cosa che fa e accetta. Carter Buck non gli è mai piaciuto. Prende il nome di John D.B. Good, ossia Johnny farò il bravo. E quando sta per riavere la sua nuova grande occasione, Roscoe Arbuckle morirà stroncato da un infarto ad appena 46 anni. Secondo Buster Keaton, in realtà è crepacuore. Ora, cosa sappiamo oggi di questa vicenda? Come ho già detto, molto poco, perché ci sono diverse zone scure, anzi moltissime, tanto che è stato ipotizzato un complotto da parte delle major, che è vero, avevano ottenuto questo contratto milionario, ma Zucker partì fin dall'inizio con l'idea di non pagarlo, di non onorare il contratto. E quale modo migliore che non mettere nei guai un attore che già aveva una piccola fama, come diciamo donnaiolo, come amante delle prostitute e dei parti un po' a rischio? È un'ipotesi probabile. Infatti non conosceva Virginia, probabilmente nemmeno la conobbe realmente quella sera, ma di fatto la sua vita è cambiata per sempre a causa della morte di Virginia. Il caso Arbuckle, assieme anche alla morte di William Desmond Taylor, furono degli spartiacque a Hollywood, perché proprio pochi mesi dopo una commissione governativa presieduta da William Hayes approvò il cosiddetto codice Hayes, il codice per la morale, che sarebbe rimasto in vigore fra gli anni 60. Difatti il codice, oltre a imbavagliare il cinema, imbavagliava anche gli attori. Quindi possiamo dire che con la morte di fatto la libertà creativa di Hollywood viene fermata, viene raffermata per quasi 20 anni, perché comunque bisogna fare film moralisti e con attori che si comportino bene dentro e fuori lo schermo. Come ho già detto oggi, Carter Buckley non è noto come attore, ma è noto proprio come vittima, perché ormai è riconosciuto come una vittima di questo caso. Non si sa esattamente cosa sia accaduto, ma è evidente che lo scandalo gli distrusse la carriera, questo è fuori di dubbio. Non si sa cosa accadde, ci hanno detto, però le conseguenze si sono viste su di lui, sulle major, su Hollywood in generale. Di fatto segna la fine delle star vecchio stampo, per dare inizio alla vicenda, diciamo, delle, non diciamo propriamente star, meno star, ma star più controllate. Pensiamo alle star degli anni 20-30 che comunque dovranno nascondersi, dovranno avere moglie o marito di copertura, dovranno esibirsi in complicate acrobazie per non rivelare i loro segreti, dovranno farsi curare di nascosto. Insomma, Hollywood finisce in un'epoca di ipocrisia generale. E detto questo, questo sia tutto, non c'è altro su questo caso. Io vi consiglio comunque di approfondirlo, perché veramente merita, e io mi sono basata principalmente su Hollywood e Babilonia, di quel grandissimo pettegolo che è Kenny Tanger. Se c'è qualcosa su un qualsiasi caso o su qualsiasi scandalo di Hollywood, qui lo troviamo, tra cui Virginia. Una foto di Virginia poco prima della sua morte. Mentre qui abbiamo Patty Arbuckle nel 1921. Questo è anche ottimo come documento iconografico, perché è strapieno di foto. Se lo trovate, compratelo a scatola chiusa. E, molto più recente, C'era una volta Hollywood criminale di Diego Giuliani e Sabrina Ramacci, che analizza molto bene il caso. Hollywood va a Babilonia degli anni 60, quindi è una visione, diciamo, un po' moralistica e anche edonista, il che può sembrare strano, ma Kenneth Anger era sia un moralista che un edonista, ossia lui faceva di tutto, ma gli altri no.
in Esoe, mentre qui viene analizzato il caso con, diciamo, tecniche moderne e un'apertura mentale moderna. Due visioni molto interessanti. E questo è tutto. Alla prossima.